Tutti dalla TG regionale per sordi, un uomo bosniaco di etnia rom è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti a cui le aveva già vendute in cambio di denaro, 12.000 euro per una delle figlie. Per il reato di induzione al matrimonio introdotto dal cosiddetto codice rosso si tratta della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia. Le violenze non si sarebbero limitate a calci, pugni e pratiche umilianti come quella del taglio dei capelli, ma spesso consistevano in veri e propri periodi di segregazione nella roulotte dove le ragazze venivano cibate a pane e acqua. Le punizioni servivano soprattutto a impedire alle due ragazze di frequentare i loro fidanzati diversi da quelli che il padre aveva prescelto per loro. Sono ricoverati in prognosi riservata un 14enne e i suoi genitori di 41 e 40 anni, rimasti ustionati nell'esplosione della loro abitazione a Bibbona, in provincia di Livorno. La coppia è stata trasportata al centro Grandi Ustionati di Pisa e il ragazzo invece è ricoverato in rianimazione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. A provocare l'esplosione sembrerebbe una fuga di gas. Cominciato oggi al Tribunale di Prato il processo in rito immediato contro la 32enne pratese accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, oggi 15enne, da cui ha avuto un figlio la scorsa estate. A processo anche il marito della donna, accusato di aver alterato il proprio stato civile, dichiarando di essere lui il padre del bambino. Il processo, dopo l'udienza di stamani, è stato aggiornato al 21 ottobre prossimo, fissata anche un'altra udienza per il 28 di ottobre. Uscendo dal tribunale, il marito ha detto ai giornalisti: sono stato vicino a mia moglie sin dall'inizio, non è semplice. Andiamo avanti, lo facciamo soprattutto per i bambini. Nessuna dichiarazione invece della donna si trova ancora agli arresti domiciliari. Due ambulatori medici abusivi dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Denunciati per esercizio abusivo della professione medica, due uomini di origine cinese. Sequestrati medicinali e altri dispositivi medici per un valore totale di 73.000 euro. La maggior parte erano stoccati in un furgone usato come magazzino. Allagamenti a Firenze a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città, allagati sottopassi di Viale 11 Agosto, via San e via Palac. Disagi al traffico causa allagamenti delle carreggiate anche in via delle Bagnese, via di Careggi, via di San Bartolo a Cintoia e Viale Redi. I gravi fatti del carcere di San Gimignano, su cui indaga la procura senese, sono motivo di grande preoccupazione e costituiscono un serio allarme, lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi. Gli inquirenti ipotizzano il reato di tortura ai danni di un detenuto avvenuta un anno fa ad opera di alcuni agenti della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Ranza. Auspico, aggiunge ancora Rossi, che si giunga al più presto all'accertamento della verità. L'opinione pubblica è sensibile a queste violenze inaudite. L'emersione e la verifica giudiziaria di questa condotta illegale e violenta nelle carceri, pensiamo al caso Cucchi, continua ancora Rossi, è diventata una spinta all'impegno civile e alla libertà di informazione. Possiamo tranquillamente fare lo stadio nell'ambito di 4 anni e mezzo,
È un tempo record, sono pronto a firmarlo, sottoscriverlo con il progetto di mantenere la Mercafir dov'è, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le attività a nord, così da liberare l'aria, ad affermarlo il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Anche Ravenna può essere in pista per rafforzare e completare la candidatura dell'asse Bologna-Firenze in vista delle Olimpiadi 2032. Questo è il senso di una lettera che il sindaco Michele De Pascale ha inviato ai suoi colleghi Virginio Merola e Dario Nardella. Successo di pubblico per gli oltre 150 gazebo organizzati dalla Lega questo fine settimana in Toscana, dove circa 10.000 persone hanno aderito alla raccolta firme del Carroccio, che esprime dissenso contro l'attuale governo. Circa 1.000 persone si sono invece iscritte al partito e sono state raccolte molte prenotazioni per i posti in pullman, già 20 quelli riempiti. Questo per andare alla manifestazione nazionale del prossimo 19 ottobre a Roma. E ora veniamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno o poco nuvoloso sulla costa, sulle zone più occidentali della regione. Nuvoloso sulle zone più interne con addensamenti soprattutto sui rilievi. Poi migliora però dal pomeriggio e in serata. I venti sono deboli, mari mossi, temperature minime in calo e massime in aumento. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.